Eccoci qui ragazzi, anzi rieccoci qui ancora una volta, bentornati, buonasera. Allora ragazzi, prepartita della penultima di campionato con la Salernitana ragazzi all'Arechi di Salerno, gara che si giocherà appunto domani pomeriggio alle 14. Poi vabbè, mi dovete un po' spiegare insomma che orario è giocare insomma le partite alle 14 di venerdì. Comunque vabbè ragazzi, tant'è, ormai per questa stagione è così. Quindi ragazzi, prepartita, allora che dire di questo, di questa partita. Allora ragazzi, penultima di campionato, noi siamo già campioni ragazzi, siamo già promossi in Serie A, siamo tranquilli, sereni, con la birra in mano, tranquilli, andiamo appunto a giocarci questa gara appunto contro di loro. Sono secondi in classifica ragazzi, ormai noi siamo lì davanti, non ci può ormai più riprendere nessuno, neanche se insomma se facessero 20 punti in due partite, ormai non ci riprendono più ragazzi, insomma, tanto per dire. Comunque insomma siamo straprimi ragazzi, appunto noi anche se si dovessero appunto perdere tutte e due da dietro non ci difenderebbero più, quindi siamo appunto primi in classifica. Alzeremo appunto lunedì questa coppa ragazzi di serie B. Allora, sulla gara di domani ragazzi c'è poco da dire, insomma c'è da dire perché ovviamente ragazzi l'Empoli non scenderà in campo diciamo con la foga ragazzi di chi deve appunto portare a casa qualche cosa, perché ormai insomma l'obiettivo, insomma, il colpo grosso è già stato fatto. Però ragazzi, dall'altra parte abbiamo appunto una Salernitana che insomma deve vincere assolutamente ragazzi, appunto per sperare appunto di essere appunto promossa direttamente come seconda. Io ragazzi appunto penso che la Salernitana, se domani dovesse vincere con l'Empoli, io penso ragazzi avrebbe appunto più che un piede in Serie A diretta, perché ragazzi poi io penso che appunto con il Pescara all'ultimo, io penso dovrebbero vincere tranquillamente. Quindi se appunto dovessero fare i 3 punti domani contro di noi, anche loro insomma sarebbero praticamente già promossi in Serie A. Però insomma per loro ragazzi è una partita, io penso insomma la partita più importante, cioè sicuramente insomma di questi ultimi anni, se non appunto per la Salernitana, perché insomma ragazzi si giocano veramente un obiettivo importante. E l'Empoli appunto ragazzi dall'altra parte, come ho detto, non deve chiedere più niente, infatti insomma la formazione dovrebbe essere parecchio rimaneggiata, appunto con Furlan in porta ragazzi, appunto con l'attacco praticamente tutto cambiato, appunto con Moreo appunto, con Olivieri, quindi insomma giustamente ragazzi appunto si fa giocare quelli che hanno giocato meno insomma la stagione. Vediamo appunto se si verrà anche qualche giovane insomma in campo come Viti, magari Damiani, chi lo sa, magari sì, sarebbe anche insomma anche giusto insomma far giocare anche loro ragazzi. Però ecco, io non mi aspetto che l'Empoli vada a farsi una scampagnata, insomma io ragazzi mi aspetto appunto che l'Empoli insomma si giochi la sua gara, appunto le sue chance, provi appunto anche a vincere questa partita, perché no? Poi ragazzi, certo è come ho detto, quello che succede a questo punto, insomma ci interessa il giusto, però insomma è anche giusto che insomma che l'Empoli giochi la sua gara ragazzi, appunto per mantenere comunque appunto l'equilibrio del campionato, insomma per non falsare tra virgolette niente ragazzi, perché insomma è giusto che poi insomma se una volta ragazzi dovesse capitare anche a noi appunto che non venga falsato niente. Quindi insomma noi andiamo lì, ci giochiamo le nostre chance e poi vedremo un po' insomma che uscirà fuori e niente ragazzi. Però insomma a questo punto io sono veramente stracontento, l'ho già detto anche ieri insomma nella breve live, che insomma se volete appunto rivederla è sul canale. Insomma ragazzi, io sono stracontento di tutto quello appunto che abbiamo fatto. Insomma intanto ragazzi ci sono altre 2 partite a stretto giro, godiamoci quello di buono insomma che abbiamo fatto insomma. E poi ragazzi niente, vedremo un po'
vedremo un po', ragazzi, appunto, di programmare la prossima Serie A. E ragazzi, non direi che non c'è da dire altro. Mi raccomando, seguitemi, perché i prossimi giorni, ragazzi, ci saranno appunto tanti video, insomma, su questa fine di Serie B, ragazzi. Io credo anche una bella live, insomma, con qualche ospite. Iscrivetevi, condividete, like, e noi ci vediamo domani nel post gara. Un salutone a tutti e alla prossima. Ciao!